Ma con dei mercati azionari che sono sempre più volatili, diventa ancora più importante attuare un approccio all'investimento maggiormente diversificato, evitando quindi di concentrare i propri investimenti su singole attività finanziarie o ancora peggio su singoli titoli. Infatti diventa sempre più difficile riuscire ad avere le informazioni necessarie per prendere in tempi rapidi le decisioni di acquisto, di vendita, di modifica dei propri investimenti in base a quelle che possono essere le problematiche che emergono o anche le opportunità che si presentano. Quindi a maggior ragione è importante diversificare il proprio investimento e, diciamo così, anche farsi aiutare da consulenti esperti in materia. È inoltre importante veramente un approccio di lungo periodo, nel senso che non si può pensare di avere per un investimento azionario un orizzonte inferiore ai 3, meglio 5 anni. Non si può assolutamente pensare di avere una cifra da investire e magari investirla per 6 mesi sapendo che dopo 6 mesi uno dovrà comunque utilizzarla per acquistare per esempio un'abitazione. In questo caso uno si assume dei rischi eccessivi rispetto a quelli che possono essere che può essere la volatilità di breve dei mercati e dei cicli, quindi magari dovendo disinvestire in un momento poco favorevole. Inoltre è anche molto importante non farsi attirare in questo momento di tassi di interesse particolarmente bassi e, diciamo così, ormai quasi a zero, per aumentare il proprio profilo di rischio aumentando gli investimenti sui mercati azionari senza essere consapevoli del maggior rischio che si corre e quindi aumentando la possibile perdita che si ha nel breve periodo al di là di quella che, fra virgolette, è la perdita che uno è in grado di sopportare, perché altrimenti si rischia di aumentare i propri investimenti sull'azionario, quindi sul capitale di rischio, e vedere poi, a fronte di perdite non attese, di vedersi poi costretti a disinvestire in un momento poco favorevole. A livello generale è poi importante notare che è fondamentale tenere presente come, di fronte a rendimenti più elevati, quindi rendimenti prospettici per le azioni, ma anche rendimenti veri per le obbligazioni, ci sono sempre dei rischi maggiori, nel senso che non esiste, fra virgolette, quello che si dice il pasto gratis, in cui ci sono rendimenti molto elevati a fronte di rischi nulli o bassissimi. Se il rendimento sale, aumenta anche il rischio.